Può un bambino autistico avere dei vantaggi dall'attività fisica? Sicuramente sì, fra 5 secondi ne parliamo. Benvenuti come tutte le mattine alle dirette della Sport Science Academy, ogni giorno una review che parla degli effetti dell'attività fisica in varie situazioni e oggi parliamo di autismo, quindi ahimè una malattia abbastanza importante che chiaramente deve essere gestita, trattata, risolta dai medici, dai familiari, ma anche dagli operatori del settore dello sport. Allora parliamo di questa review sistematica che ha visto dove le attività sportive possono migliorare i comportamenti nell'autismo. Anche questa è uscita su una rivista di riferimento Autism. Intanto metti un like, condividi, insomma diamoci una mano per diffondere queste evidenze scientifiche, perché è molto importante molte volte quando gli stessi operatori, i tecnici si trovano a che fare con bambini autistici e poi alla fine non sanno cosa fare, ma non perché effettivamente non hanno quella capacità di risolvere il problema, perché ci sono tante problematiche ovviamente in questa patologia. Allora intanto questa review dice che l'attività fisica di jogging, di equitazione, arti marziali, nuoto e danza può dare dei miglioramenti abbastanza importanti, ma come tutte le volte queste review sono segnalate da esperti evidence-based, quindi da tecnici, da professionisti che usano le evidenze scientifiche nel loro campo per dare dei risultati. In questo caso è Salvatore Monacchi. Ciao Gianmario, ho scelto questa review perché ritengo le arti marziali uno strumento potentissimo per lo sviluppo psicomotorio di tutti, bambini e adulti. Nel mio piccolo, attraverso il judo, ho avuto a che fare con ragazzi che soffrono di disturbi dello spettro autistico e ho toccato con mano grandi miglioramenti a livello dell'attenzione e a livello dello scambio interpersonale con gli altri. Jogging, ma non solo, anche nuoto, l'abbiamo ribaltato, anche nuoto, danza e così via sono importanti, però abbiamo visto in questa review che le cose, gli sport che sembrano dare dei risultati molto diversi sono nell'ordine equitazione e arti marziali. Quindi arti marziali molto di più. In che momento? Parliamo di autismo, diciamo, i comportamenti, quelli stereotipati, il funzionamento socio-emotivo, la cognizione, l'attenzione, sono quelli stati, sono quelli diciamo inseriti in questa review. Chiaramente parliamo di un deficit a livello di comunicazione, a livello di comunicazione verbale, a livello di comunicazione non verbale. Quindi sono bambini che grazie allo sport riescono ad avere dei miglioramenti in queste aree. Beh, non è da poco, perché chiaramente la loro vita e anche chiaramente per quella dei genitori ne avrà dei grandi, grandi miglioramenti. Allora, anche in questo caso l'attività fisica è fondamentale anche nel caso dell'autismo. Guardate, rileggete la review che abbiamo visto su questa rivista che si chiama Autism e chiaramente, se potete, diffondete anche queste informazioni. Ci sentiamo domani con le review della Sport Science Academy. Ciao! Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.